video megalomane. Essere con Seba, commentare i meme su Seba fatti per Seba. Taxi rosa! Ma io qua per cosa sorridevo? Ciao ragazzi, benvenuti su un nuovo fantastico video. In questo video vi racconteremo come ci siamo conosciuti, ma soprattutto commenteremo i meme più belli che mi fate su Instagram. Oggi sono a Bustarsizio. Ma cosa ho fatto di male per finire qui? Ma no, niente, sono venuto a trovare la mia amica Arianna. Ciao. Chi non mi segue, andate a farlo qui Instagram. Instagram. Sì, iniziamo subito con il video. C'erano una volta due bambini. Sì. In Trentino. Io andavo in vacanza in Trentino, dove abita Sebastiano, e la mia famiglia affittava l'appartamento sopra la casa di sua nonna. Tra l'altro è l'appartamento di mio zio. Infatti, quindi noi praticamente abbiamo passato estate. Tutte le estate insieme quando eravamo piccole. Io, sapete, ero un ragazzo di campagna. Io ero nato tra i monti, perché proprio ero nato tipo in questo paese, in Culogna, direi. Cioè bellissimo, bellissimo. Cioè proprio ci vengono un sacco d'olandesi che però oggettivamente non ha niente. E io la prima volta che sono andato all'estero, io sono andato a Innsbruck. No, dov'è che siamo andati? Forse era Innsbruck. Eri mai stato all'estero, ti abbiamo portato all'estero per la prima volta. Esatto, poi da lì ho fatto il colto, ho già preso 12 voli quest'anno. Dodo, il tuo gatto mi sta facendo vedere l'allergia. Ma è bello che il mio gatto ora non è neanche qui, lo so, però è la sua presenza. Sto per starnutire. Okay. I tuoi germi sono ora nella mia stanza. Grazie. Oh mio Dio. Essenzialmente io passavo l'estate, però lo portavo in giro, andavamo al lago insieme. E il mio gatto è finito nel cestino della biancheria di tua nonna, perché si è buttato giù dalla finestra. E sto morendo, ragazzi. Va bene, ho vissuto 11 mesi di YouTube Italia. Ricordatemi con questo sguardo. Per il mio occhio. Io sono sempre stato bravissimo a disegnare. Finché ho conosciuto dei disegnatori e mi sono reso conto che forse non sono così bravo. Però io sono nato, ero una piccola ragno in uno stagno. Io ero nato eri in un una paese... piccola ragno in uno stagno. Ero una piccola rana in uno stagno. Non avevo ancora visto il grande oceano. Allora ragazzi, la rana non vede l'oceano. Perché mica è cieca. Ma non ci arriva nell'oceano, ma che ci sta a fare la rana nell'oceano? Le salta, che ne so. Cosa fanno le rane in un oceano? Scrivetelo nei commenti, mettete in pausa. Bene, allora adesso commentiamo i meme più belli che ci avete fatto. Partiamo subito con questo primo meme. Allora, questa è io e Matcha Latte, la salutiamo Serena. La Serena. Quando odi una persona ma devi per forza sorridere perché è amica della tua migliore amica. Cioè quando c'hai il sorriso da colica renale. Ma io qua per cosa sorridevo? Non lo sai più. È dallo sguardo direi che non lo so. Era un momento di imbarazzo generale. Ma questa è molto bella, devo dire. E anche molto realistica, perché è vero, tipo... sì. Forse, ma Serena secondo me vince tra i due. Ma noi in effetti tutti e due siamo bimbi. La poker face. Poker face, yes. Vabbè, andiamo avanti con il prossimo meme. Il prossimo meme siamo io e la bellissima Lilletta. Oh, la... Oddio! Questa l'ha condivisa la stessa video... Lilletta perché faceva troppo. Ridere. È quello dei video. È quello in cui ci stavamo facendo la ceretta al naso. Leggiamo questa cosa. Quando ti piace tanto l'odore del chupa chupa, allora decidi di esplorarlo fino in fondo. Cioè quando ti sniffi il chupa chupa. Ma guarda, cioè, questa, ma lei è bellissima. Lei è bellissima. Io un po' meno, io sembravo. No, tu sembri uscito da Mr. Robot, la serie. Che so. È anche conciato così. Chi l'ha vista? Chi ha visto Mr. Robot? Dica nei commenti se assomiglia. Allora, andiamo avanti, questa è bellissima. La prossima è la mia schiena, ma questa l'ho postata io. Sì, vabbè. Anch'io l'avevo già vista. Sì, esatto, l'ho postata ovunque perché ho cazzo che bel fisico. E poi dopo il mio amico stronzo Fabian che fa il fotografo, ti faccio i ciampi le foto. Poi gli ho fatto dire, no, questo è un frame di un video, bastardo. Io ve lo farò vedere a breve, quando uscirà Bangkok 1 lo scoprirete. So che tutte le volte che guardo questa storia è roba da mangiare. Sì, io mangio tanto, ragazzi. Io da piccola ero anoressico, tra l'altro, quindi bene così. Allora, andiamo avanti. Questo è anche un altro bellissimo meme, vuoi leggerlo tu? Sì. Quando inizio a pensare che una prof non verrà, inizio a ringraziare tutti i santi, ma poi viene e dice che c'era solo traffico. Che ti illudono, sei lì già! Dai, un'ora fa, un tubo! Questa è bellissima, level up. Oh, cioè, tra l'altro ho
continuato a peggiorare. Guardate come ero carino da piccolo e poi come ero truzzo a metà process. E poi quando si capisce, ho perso gli occhi. Però guardate un po' l'evoluzione. Avevo due occhi, sono passato a un occhio in forse, finito neanche mezza testa tagliata, proprio in nulla. Bello, bel meme. Mi ha divertito. Questo l'hanno pubblicato le gnocche di bambù. Ma su questa storia delle gnocche di bambù hai creato un'epoca comunque. Perché adesso mi viene anche a me quando vedo una gnocca di bambù. Una gnocca di bambù. Usate molto. Allora, stabiliamo delle regole per quanto riguarda l'hashtag gnocche di bambù. Allora, sono accettate con due O, ma preferisco se la usate tutti scritta così: hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla U così. Bambù, proprio bu. Cerchi di non ridere, perché non sono cose su cui ridere, ma tu non ci riesci a ridere. Questo, mamma mia. No, questo è brutto, però succede. E delle volte capita e ti senti una persona brutta. Cioè, veramente un infame, ma lo fai. Lo so, però tipo, no, a me non viene da ridere, però intanto quando vedo qualcuno che fa ricare in modo divertente, so che non dovresti ridere, però finisci per ridere. Ma il concetto dei video di Paperissima qui in Italia, cioè, così. Questa l'ho adorata, questa forse vince tra tutte. Sebastiano e Goku fanno Sebasco. Carina. Andiamo avanti con i meme di Seba, i meme più divertenti. Quando sei veramente arrabbiato con una persona, a punto di prendere le distanze. Coso, sta lì. Talk to my hand. Sta lì. Quando sei Sebastiano Serafini e ti ritrovi a parlare con la finestra. Aspetta. Non era una finestra, era una porta. Ho capito qual è il video. Parlavi con una porta? Sì, no, ma no, facevo il video laterale guardando la porta. Ma guarda se non, in questa foto tra l'altro, guarda se non sembra se sono in diretta dal paradiso. Seba l'illuminato. Sì, c'avevi. Tra l'altro che capelli avevo? Cioè, boh, i miei di adesso probabilmente. Questa ho riso tantissimo. Questa è Sebastiano Serafini Fan Club. Tu non hai visto il video di Bangkok con i taxi rosa o sì? No. Allora, praticamente ho fatto un video e c'è solo Maca che dice: il motivo migliore per andare a Bangkok sono i taxi rosa. Oddio, ci sono i taxi rosa. Sì, vedi, no, questi sono i taxi rosa. No, ma e il punto è che ho editato un pochino il video con YouTube Tools e ha fatto qualche problema. E quindi va in loop la parte in cui dico: ci sono i taxi rosa, ci sono i taxi rosa. Ma tipo si ripete 25 volte. Anzi, mandiamo in onda quel pezzo di video che si è rovinato. I taxi rosa. Ma non ne passa uno qua? Ma vedi che è tutto sbagliato. I taxi! Quello non è rosa! Questo non era da mettere! Taxi rosa! Ma il bianco è nero! Ma come mai? I taxi! In Thailandia! Taxi rosa! Cioè, ma quante volte l'hai rifatto? I taxi! No! Taxi rosa. Taxi. I taxi. No. Taxi rosa. Ma è fatto dura. Non li becco mai. I taxi. Ma qua immagino a caso. Perché? Facciamo che mi passi l'audio. Io quando mi chiami al telefono I taxi. Ma quello è stato un errore di YouTube Tools. Cioè, io avevo caricato il video normale, durava 16 minuti. Ho perso 6 minuti di video e sono finite le scene che io avevo tagliato. Perché poi ho ricontrollato il video originale e non aveva quei problemi. Ho tagliato delle cosette con YouTube Tools e mi ha fatto. Cioè, è risalito addirittura il video originale. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Mi ha fatto un po' paura. Comunque, questo meme mi ha molto divertito. Quando Seba vede una bella ragazza, gnocca di babù. Questo però è scritto con due O. Vi ho già detto che va messa con la bambù. Bambù. Adesso ci sarà anche la posa. La posa gnocca di bambù è questa. Fate tutti la foto di Instagram gnocca di bambù e scrivetelo qui. Gnocca di bambù. Quando urli in classe ma dai la colpa al tuo amico e la prof poi che amico e la prof gli mette la nota solo a lui, quindi tu te la ridi. No, tu sei un infame se fai una roba del genere. Bene ragazzi, queste erano le meme più belle che mi avete fatto finora. E ne mi raccomando, altre. Continuate a mandare perché mi hanno divertito tantissimo. Questo video è durato tantissimo. Chi mi edita il video dovrà fare un lavoro
fantastic. Grazie mille veramente sempre per supportare questo canale, per supportare me in questi scleri e video chiacchiericci un po' inutili. Spero che vi siate un po' divertiti. Se non vi siete divertiti, andate a chiedere i soldi indietro da YouTube stessa, perché non ve li ridarò e il tempo non tornerà mai più, quindi pazienza. Però veramente grazie mille che seguite questo canale, e grazie ad Arianna che si è prestata a essere in questo video. Veramente, pensate quanto è stato noioso per te essere con Seba, commentare i meme fatti per me. Essere con Seba, commentare i meme su Seba fatti per Seba. Dalle fanpage Dalle fanpage di Seba. Ma che volta abbiamo detto Seba? Oh, ci sono tanti Seba nel mondo, ragazzi. Leviosa. Leviosa anche a voi. E spero che questo video vi abbia divertito. Aumentate con le fanpage. Mancano ancora i gomiti di Seba e le ginocchia di Seba. E soprattutto le caviglie di Seba. Cosa andate a pensare? Mamma mia. Un abbraccione da me. Ciao. Ciao da me. E facciamo vedere il gatto, così tiriamo su. Oh, non c'è più il gatto. Vabbè, ve lo facciamo vedere nel prossimo video, ammo. Bye bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.